E adesso in conclusione c'era la relatrice Fabbri che voleva intervenire. Prego. Grazie Presidente. Io volevo prima del voto ringraziare soprattutto chi fuori da questo Parlamento ha in questi anni promosso una campagna culturale di civiltà rispetto a questo tema e ha cercato di sensibilizzare sia i nostri concittadini che le istituzioni rispetto all'opportunità che un riconoscimento della cittadinanza ai ragazzi e alle ragazze nate in Italia, arrivate in tenera età in questo paese, che sono cresciute insieme a noi, potranno dare all'Italia, all'Italia di oggi e soprattutto all'Italia di domani. Nei ringraziamenti, quindi, in particolare ringrazio l'iniziativa della campagna L'Italia sono anch'io, che con 210.000 firme ha depositato nei primi giorni di questa legislatura una legge di iniziativa popolare che oggi trova comunque in parte, anche se solo in parte, soddisfazione alle sue richieste. Voglio ringraziare i colleghi che con 25 proposte di legge depositate solo alla Camera hanno dimostrato che questo è un tema che invece interessa gli italiani e che interessa anche la politica e che non è vero che è marginale rispetto ai temi che il nostro Paese deve affrontare. Voglio ringraziare sentitamente, lo faccio in ultimo, i sottosegretari Sesa Amici e Domenico Manzione, che per conto dei due ministeri, rapporti col Parlamento e il Ministro degli Interni, mi hanno accompagnato e seguito in questo lavoro di costruzione di un testo base, un testo unificato per l'Aula. E ringraziare sentitamente i colleghi di prima commissione, ma anche di chi non era della commissione e che mi ha dato un contributo di idee e di confronto. Io capisco che magari ci sia nei ringraziamenti non piaccia, però credo che sia dovuto. Paolo Beni, Ciao Chi, Giuseppe Guerini, Mario Marazziti, Dorina Bianchi, Gianluigi Gigli, Celeste Costantino, Paola Va Pina, Andrea bene, è Mazzotti, chiaro, Vincenzo, tutti i Andrea Giannis componenti, e va così bene via. relatrice. E ringrazio Allora. gli uffici legislativi del Parlamento che hanno dimostrato su questo tema, così come ogni altro e ogni giorno, una grandissima professionalità e competenza. Grazie. Grazie. Allora, c'era il Presidente Mazzotti.